Si avvicinano le ultime sedute dell'anno del Consiglio regionale, saranno quelle della manovra, che dovrà tener conto di molte variabili nuove, i danni enormi dell'alluvione, il deficit della sanità non compensato dal payback. È questa la vera incognita, che potrebbe cambiare anche la proposta della Giunta. Vedremo cosa succederà dopo il confronto. Intanto hanno lavorato le commissioni che questa manovra l'hanno già esaminata, vedremo anche gli altri atti che hanno discusso e licenziato. La Toscana lancia il suo hub tecnologico a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley. Era stato inaugurato appena pochi mesi fa, adesso il progetto si consolida con un nuovo accordo siglato con il Consolato Generale di lì. Parleremo del giornale online, degli studenti toscani, del riconoscimento ai volontari del soccorso e al campione del mondo di pizza. Vedremo anche la vetrina dei presepi del mondo e parleremo di molte altre iniziative legate soprattutto al Natale che si avvicina. Conosceremo poi il nome del vincitore del premio Pianeta Galileo. Mercoledì prossimo 20 dicembre, prima del nostro TG della sera, ripercorreremo i fatti principali del Consiglio regionale nella prima parte dell'anno che sta finendo. La seconda parte della trasmissione andrà in onda la settimana successiva. C'è stata un'altra tragedia sul lavoro in Toscana. La vittima è un giovane operaio di 24 anni caduto da un ponteggio nel Chianti. Scrive il presidente Mazzeo: è necessario che le istituzioni tutte non abbassino la guardia e continuino a vigilare sui temi della sicurezza, promuovendo nuove iniziative in tal senso, perché il lavoro non può essere luogo o strumento di morte. La manovra finanziaria, che comprende diversi atti e che segna le politiche per fisco, sanità, infrastrutture, turismo, economia e altro, è pronta ed è passata al vaglio delle commissioni in attesa dell'esame di tutto il Consiglio. Ci saranno cambiamenti, le opposizioni li chiedono, qualche aggiustamento in corsa, potrebbe esserci anche per volontà dei consiglieri di maggioranza. Si preannunciano comunque sedute fiume, visti il momento e il contesto che viviamo. Alcune misure sono state in qualche modo già presentate, poi ci sono quelle che riguardano la sanità, e la sanità è il capitolo sicuramente più importante. Il deficit c'è, ma molto dipende dal mancato versamento del payback sui dispositivi medici, vale circa 400 milioni. Potrebbero allora esserci nuove tasse, magari per i redditi più alti? Nel testo della Giunta no, per ora non ci sono, ma non è escluso che spunti fuori un maxi emendamento per sanare il debito prima della fine dell'anno. C'è naturalmente anche la previsione di stanziamenti per l'emergenza alluvione e serviranno per sostenere famiglie e imprese colpite. Venerdì prossimo, 22 dicembre, in Regionando, ma già prima nei nostri telegiornali, approfondiremo i punti essenziali del pacchetto della manovra che, ricordiamo, oltre al bilancio di previsione, comprende il documento di economia e finanza regionale e la sua nota di aggiornamento, la legge di stabilità finanziaria. Le commissioni però hanno lavorato anche su altri temi, in particolare la terza, quella per sanità e politiche sociali, ha dato il via libera alla proposta di legge che riguarda le RSA in Toscana. In pratica, la realizzazione e l'ampliamento di strutture che abbiano un aumento di posti letto dovranno sottostare alle verifiche di compatibilità. Non è poi consentito realizzare RSA localizzate a una distanza inferiore a un chilometro da altre. Su questo provvedimento non c'è stata comunque l'unanimità che invece si è registrata sulla proposta di confermare il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena, Antonio Barretta. Un'altra commissione, quella per lo sviluppo economico, ha esaminato il piano di attività 2023 con proiezione 2024 e 2025 di Sviluppo Toscana, che è stato illustrato dal direttore Andrea Serfolli. Tuttavia non è stato espresso un parere, proprio perché la presidente e gli altri membri hanno giudicato ormai fuori tempo un atto di indirizzo e di controllo su questo. La commissione per le aree interne ha svolto una serie di audizioni e in particolare ha ascoltato l'assessore Bezzini, la rettrice della scuola Sant'Anna Nuti, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Domenici, la direttrice generale dell'azienda Usul Nord-Ovest Casani. Il riferimento è al progetto Proximity Care, è un'esperienza maturata in provincia di Lucca, in particolare nella Valle del Serchio in Garfagnana, per migliorare la qualità dei servizi sociosanitari e favorire naturalmente la prevenzione. Torniamo nella Silicon Valley con queste immagini che si riferiscono all'iniziativa che si è svolta a San Francisco in questi giorni. Con la delegazione toscana di Consiglio e Giunta c'erano i rappresentanti di 18 imprese start-up innovative. Il progetto è quello di Casa Toscana, di cui abbiamo già parlato a lungo. Adesso c'è stato il confronto con partner e investitori e c'è stata la firma di un protocollo con il Consolato Generale a guidare la missione, naturalmente il Presidente del Consiglio regionale.
Sono davvero orgoglioso di sottoscrivere insieme al console generale Sergio Strozzi, insieme all'assessore Leonardo Marras per la regione Toscana, un protocollo che unisce la California con la nostra Toscana. È un modo per costruire connessioni, ponti, per dare nuove opportunità alle imprese, specialmente quelle high tech, e costruirgli uno spazio virtuale di incontro con gli investitori della Silicon Valley. È un'occasione bella perché la Toscana non è solo una terra di cultura, di arte, ma è anche una terra dal grande ingegno, e oggi qui sigliamo l'inizio di un nuovo futuro insieme. Presenti con lui i consiglieri Gabriele Veneri e Valentina Mercanti. C'era l'assessore all'economia Leonardo Marras a rappresentare la giunta. Un bilancio di quanto accaduto lo fa il console italiano a San Francisco subito dopo la firma dell'accordo. Teso a far sì che tra la regione e il consolato generale ci sia un dialogo costante nel individuare nuovi campi di collaborazione, nuove modalità di collaborazione, ovviamente attraverso INNOVIT, che è il nostro nuovo Italian Innovation and Culture Hub in San Francisco, in campo business, startup, quindi innovazione, tecnologie nuove, ma anche in campo culturale. Quindi nel 2024 abbiamo già in programma alcuni eventi e attività molto importanti che porteremo avanti insieme, Consolato Generale e Regione. Il protagonismo nel raccontare i fatti, la scuola e il lavoro, la politica diventa anche un modo concreto e interessante per favorire la partecipazione delle giovani generazioni, e ora avviene anche con un giornale online, si chiama Generazione News, lo fanno gli allievi delle secondarie superiori insieme ai rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti e al Parlamento regionale degli studenti, che proprio nei giorni scorsi ha rinnovato i suoi vertici. Sono dunque i giovani ad averlo promosso e ideato. Ecco Giulio, che è il vice direttore del giornale e Sole, portavoce della consulta. In questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato, perché reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica, perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole, e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera, e dalla partecipazione alla vita politica, che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. Per ora siamo arrivati a 120 iscritti totali, e però insomma è un lungo percorso, ci siamo attivati da poco in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Consiglio Regionale, quindi ci stiamo avviando, e la cosa più bella secondo me è che è un progetto che parte dagli studenti, dal volere degli studenti, e le istituzioni che rappresentiamo, che siamo e con cui collaboriamo, ci hanno appoggiato e insieme stiamo collaborando, e quindi è un primo progetto effettivo di collaborazione che si porta avanti e si fa. L'incoraggiamento del Consiglio regionale è stato subito forte, costante. Il Presidente dell'Assemblea spende parole di apprezzamento per questa iniziativa. È un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'Ufficio Scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. A loro un grande in bocca al lupo, e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto, si costruisce libertà, e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero. Il progetto si colloca anche nel solco dell'impegno dell'Ordine dei giornalisti in Toscana. Siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani. È da un paio di anni che come ordine facciamo un corso contro le fake news proprio rivolte a tutte le scuole, ed è un corso che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti, e questo progetto va nel solco dell'informazione proprio rivolta ai ragazzi. È chiaro che è un percorso che deve essere aiutato, ma noi siamo disponibili assolutamente a metterci a disposizione per qualunque tipo di informazione e iniziativa che vorranno intraprendere.
a coordinare la redazione, anzi meglio, le redazioni, è una giornalista. È un progetto che hanno voluto loro, io sono come dire una specie di garante, di guida, di madre, non so come definirmi, ostetrica, quindi loro l'hanno voluto e loro se lo organizzeranno, poi naturalmente li stiamo facendo insieme il progetto, però fondamentalmente funzionerà con il gruppo fondatore di questo progetto, che sono una ventina di ragazzi che da 2 anni lavorano a questo obiettivo. Dopodiché in ogni città, anche attraverso i presidenti delle consulte, si formeranno delle piccole redazioni divise anche per argomenti, per la scelta che ogni ragazzo individuerà. Quindi gli argomenti che vorranno seguire e il territorio. A proposito di informazioni che riceviamo in rete, il Consiglio regionale, il CORE come Federconsumatori hanno promosso una giornata di studi sul phishing e sulla sicurezza informatica. Hanno collaborato la Polizia Postale e l'Ufficio dell'Arbitro Bancario e Finanziario. Sì, noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana anche di informazione, il CORE Contour, su quelle che sono le funzioni, le vocazioni e gli impegni principali del CORE. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Federconsumatori, perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente, che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. E in questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecon, che il Corecon svolge col Concilia Web, che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza, e quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti. Partecipa anche il Presidente del Consiglio regionale. La domanda sorge spontanea: cosa devono fare le istituzioni? Noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani, andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. È evidente che il mondo va in una direzione che è quella della digitalizzazione sempre maggiore, ma allora servono strumenti per ridurre il rischio di frodi. È un lavoro che noi vogliamo portare avanti e a cui teniamo molto. Ma vogliamo sapere quali sono i rischi prevalenti? I rischi principali sono soprattutto i malware, statisticamente anche dall'ultimo rapporto Glusit di ottobre 2023 sono, diciamo, percentualmente gli attacchi che vanno più a segno. I ransomware sono dei virus che criptano il contenuto di un computer o di una rete e per decriptarlo chiedono appunto un pagamento in denaro, normalmente in moneta virtuale. E al secondo posto abbiamo gli attacchi DDoS, che sono degli attacchi che tendono a far crollare il funzionamento di un sito internet e renderlo inservibile, e quindi con notevole danno ovviamente per il titolare e anche per gli utenti che se ne servono. E al terzo posto, ma non distaccati di molto, c'è il phishing, il classico phishing, che si realizza però con modalità veramente all'avanguardia. Normalmente, diciamo, sono 3 modalità in una: arriva prima l'SMS di phishing con un link malevolo, cliccando sul link si apre un falso portale, normalmente di un istituto bancario, dove vengono inserite le credenziali di accesso. Però per completare il tutto si riceve una chiamata di un falso impiegato di banca per ottenere i codici OTP necessari per concludere, diciamo, il bonifico e la truffa. Una targa per l'associazione volontaria Soccorso Sci Appennino Toscano è stata consegnata dal presidente Mazzeo durante una cerimonia che si è svolta a Palazzo del Pegaso. Per noi questo riconoscimento vuol dire tantissimo, vuol dire guardare al presente con un futuro radioso alla soglia dei nostri 40 anni di storia. Abbiamo avuto un fine settimana di grandissima affluenza sulla montagna, alcuni si sono fatti male, ma fa parte del gioco, ma
tantissima gente, pochi soccorsi e tanto divertimento. Spazio anche alla pizza straordinaria di Antonio Campanella, campione del mondo 2023 nel World Pizza Team. Il suo locale è nel centro di Pisa. Anche a lui viene consegnata una targa. Lui commenta così. Ricordo ancora il giorno che sono arrivato in Toscana nel 2014. Avevo tanti sogni da realizzare. Questa regione mi ha accolto come un figlio suo e sono felice che li sto realizzando e niente, lo dedico alla mia famiglia, a questo traguardo e a tutte le persone che mi vogliono bene. Luca Bindi, professore di mineralogia all'Università di Firenze, ha ricevuto il premio Pianeta Galileo 2022-2023. Il suo merito? Aver scoperto nel 2009 i quasi cristalli. La cosa più spesso che chiedono è ovviamente quali sono le applicazioni di questi materiali, perché sono importanti per la vita quotidiana, oppure il senso dell'avventura. Questa è la cosa che piace di più, cioè la trasmissione della passione per la ricerca scientifica, e questo credo sia il punto più importante. È capitato tante volte di ricevere riconoscimenti nella mia carriera scientifica, ma questo mi colpisce particolarmente sia per l'università che rappresento, ma anche proprio perché è rivolta alla divulgazione, una cosa che per me è fondamentale nella carriera di un docente. Ma cos'è Pianeta Galileo e perché è così importante per il mondo della scuola toscana? Il premio Galileo è una delle eccellenze del Consiglio regionale, è un modo con cui noi vogliamo avvicinare le ragazze e i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, al mondo della scienza. Il premio che oggi andiamo a consegnare a Luca Bindi è il premio a chi in questi anni ha portato in alto il nome della Toscana nel mondo con le sue ricerche. La ricerca del 2009 sui quasi cristalli rappresenta qualcosa di unico, di grande, di immenso e rappresenta il segno di una Toscana che vuole scommettere sul futuro. Ed è bello sapere che oggi ci sono qui tante ragazze e tanti ragazzi che possono prendere come esempio il lavoro che il professor Bindi, la sua squadra, ha portato avanti e sta portando avanti. A questo evento ha partecipato anche il prorettore alla didattica di un'altra università, quella di Pisa. Il bello di questo premio è che premia la scienza, la ricerca e però si apre e parla soprattutto ai ragazzi, insomma, quindi ha una valenza che ci fa riflettere sul ruolo, la funzione, l'impatto che la ricerca scientifica ha per tutti noi, a partire dai giovani, che sono quelli che stiamo cercando di formare per il nostro mondo futuro e ne ha bisogno, insomma. C'è stato un altro evento legato alla festa della Toscana e al personaggio a cui quest'anno è stata dedicata, Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana. Davanti a centinaia di studenti c'è stato il racconto teatrale Cammelli a Barbiana, protagonista Luigi Delia, regia Fabrizio Saccomanno. Ogni volta mi interroga la sua frase: chi sa volare non deve buttar via le ali per solidarietà con chi non lo sa fare, ma deve insegnare agli altri cos'è il volo. E oggi invece sembra che vediamo una cultura dove al ribasso, invece dove lui diceva tutti in alto. Quindi questa cosa ti interroga molto, ti mette in crisi, perché significa avere sempre un livello di dignità, di confronto altissimo con i ragazzi, poi non ne parliamo. Negli spazi del Consiglio regionale ora c'è la mostra dei presepi dell'Associazione Culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno, che da 40 anni colleziona natività provenienti da ogni parte del globo. I presepi che abbiamo qui portato alla regione sono 22 e vengono da molte parti del mondo, Perù, Corea del Sud, Turchia, Lussemburgo, un po' da tutte le parti del mondo. E la cosa che ha affascinato noi nell'iniziare la collezione è proprio il vedere come venga sviluppato lo stesso tema attraverso gli usi, le tradizioni e le culture di popolazioni diverse. La sera del 23 dicembre a Castelfranco di Sotto ci sarà invece il presepe vivente, e qui viene presentato dal sindaco e dai rappresentanti dell'associazione Palio dei Barchini. Palio è una cosa tipica castelfranchese, poi questa cosa dei barchini con le ruote credo che sia unica in Italia e la organizziamo tutti gli anni verso maggio. Però per Castelfranco facciamo un sacco di altre iniziative e una è proprio questa del presepe. Presepe vivente, diamo una mano anche con un altro gruppo, perché un presepe vivente c'è da fare tantissime cose, costruire, vestire persone, cercare le persone, insomma è complicato.
Quest'anno volevamo segnalare che siccome sono 800 anni che da San Francesco che ha inventato il primo presepe vivente, quest'anno il nostro presepe vivente, che si svolge in quattro piazze tipiche di Castelfranco, avrà anche delle piccole rappresentazioni di come Francesco ha ideato questa cosa. Regionandovi da un doppio appuntamento per la prossima settimana, mercoledì 20 alle 20.05 prima del telegiornale, la prima parte dello speciale Un anno del Consiglio regionale, da venerdì 22 alle 21.10 la puntata dedicata alla manovra di bilancio.